1998. Monte Cervati, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Un fuoristrada percorre di notte le strade di montagna. I fari perlustrano attentamente il terreno, mentre fuori nevica. Stanno cercando una specie che forse si è estinta. E l'hanno trovata. La lepre italica è una specie esclusiva dell'Italia centro-meridionale e della Sicilia, dove oggi è ridotta a popolazioni distribuite a macchia di leopardo. La popolazione che vive nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è l'unica conosciuta in Campania ed ha un ruolo chiave per la connessione tra le popolazioni delle regioni centrali con quelle delle regioni meridionali. L'ente parco ha predisposto un programma per la sua conservazione, coinvolgendo gli zoologi che l'avevano scoperta e collaborando con le aree protette, coordinando un progetto virtuoso di azioni sinergiche. In questi 20 anni dalla scoperta della lepre italica, i ricercatori dell'Università Federico II di Napoli hanno contribuito alla conoscenza della sua distribuzione nel parco. Per svolgere il loro compito, gli zoologi hanno dovuto risolvere un problema. Nelle stesse aree vive anche la lepre comune, una specie che era stata immessa a scopo venatorio in tutto il territorio regionale. Riconoscere le due specie a distanza non è cosa facile, specie di notte, quando entrambe presentano una maggiore attività. Così, i ricercatori sono ricorsi alle più moderne tecniche di biologia molecolare. Raccogliendo gli escrementi facilmente identificabili, ne estraggono il DNA e attraverso la sua analisi riescono con certezza a determinarne la specie. Le stesse tecniche biomolecolari stanno dando notizie preziose sulle preferenze alimentari delle due specie, per comprendere il livello di competizione tra loro. Inoltre, gli studi sull'alimentazione della lepre italica ci aiutano a capire in che modo l'allevamento bovino in montagna possa contribuire alla conservazione di questa specie. Infatti, sebbene la lepre italica prediliga habitat ricchi di arbusti e boschi, è nelle praterie che trova il suo cibo principale. In assenza di pascolo bovino, in pochi anni le praterie sarebbero colonizzate da arbusti, riducendo la capacità delle lepri di alimentarsi a sufficienza. La lepre italica non è presente in tutto il territorio del parco e per velocizzare il ritorno ad una distribuzione più ampia ed omogenea, l'ente parco collabora con la Regione Campania e l'Istituto di Gestione della Fauna per un programma di reintroduzione nelle aree in cui è estinta. Oggi, nell'area faunistica della foresta regionale Cerreta Cognole, si stanno riproducendo le lepri italiche, che presto torneranno libere sul territorio del parco. La conservazione della lepre italica è un'avventura che l'ente parco ha iniziato 20 anni fa e che durerà ancora per molto, finché sarà definitivamente fuori dal rischio di estinzione.